Buongiorno a tutti, cari amiche e amici bianconeri che mi seguite qui sul canale, e buon inizio di settimana, lunedì 6 giugno, perché ieri giustamente al numero 5 ho corrisposto il mese di maggio e non quello di giugno, un errore, un lapsus freudiano, ma come ho spiegato a voi tutti che mi seguite sul canale, al 5 mi viene ad associare il mese di maggio, chiedo venia, un errore macroscopico, ma che evoca sempre grandi ricordi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, tenete azionata la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i futuri contenuti che pubblicherò su questo canale. Non saranno sempre errori macroscopici come quelli relativi al 5 maggio e non 5 giugno. Azionate la campanella e mettete like al video. Video di quest'oggi che è dedicato allo scalpore delle parole riportate da Matthijs de Ligt, perché ci tengo particolarmente ad affrontare il tema perché, come ho scritto in un mio pezzo uscito questa mattina sul blog www.lucagramellini.com, che potete ovviamente andare a leggere, dissentire, quello che volete, ci mancherebbe. Ognuno di noi vive la juventinità a proprio modo, ognuno di noi vive le proprie sensazioni come meglio crede. Lì c'è il mio pensiero, ma come sempre dico, io rispetto l'opinione di tutti, molto spesso magari non sono in linea con certe esternazioni, con certi pensieri, ma ognuno di noi è libero di pensarla come meglio crede. E allora voglio fare un po' il punto della situazione su Matthijs de Ligt, perché purtroppo in questi anni nei quali molti di noi o molti di voi hanno conosciuto soltanto la vittoria e si trovano a dover gestire questo ultimo biennio senza la vittoria di uno scudetto, cosa a cui magari non era abituata, addirittura nell'ultima stagione senza la vittoria di alcun trofeo, che dopo 10 anni può essere anche un discreto smacco, perché si era comunque abituati decisamente bene, ma è fisiologico, ci sono cicli e cicli, finiscono, ricominciano, si interrompono prima. Detto questo, le parole di de Ligt hanno sollevato scalpore e soprattutto ho notato, non solo sul canale, ma anche su Twitter, il malcontento generale di una tifoseria che fino a ieri, nella stragrande maggioranza, lo idolatrava e oggi invece emergono come funghi, con tutto il rispetto, non vuole essere offensivo, ma solo per dare l'idea di com'è la situazione, coloro i quali che ne farebbero volentieri meno, coloro i quali lo criticano quasi come se stessimo parlando di un difensore qualunque. Va detto e va da sé che molto spesso le parole riportate dai media non sempre corrispondono esattamente al significato nel contesto nel quale queste sono state proferite, e molto spesso vengono anche, cambiando magari l'ordine degli addendi, travisate e gli viene dato un significato diverso, che messo in un contesto come quello attuale della Juventus, un contesto di confusione, un contesto nel quale certamente la società ha dimostrato lacune, ha dimostrato debolezze, ecco, non fanno altro che sollevare il malcontento generale e quindi non fate il loro gioco. Questo è un consiglio spassionato che mi sento di poter dare. Credo che la Juventus abbia già i suoi problemi, la Juventus ha bisogno eventualmente di supporto in questo momento di difficoltà, come si dice, no? Fino alla fine. Nel matrimonio si dice nella gioia e nel dolore, qui noi diciamo fino alla fine, ma fino alla fine significa davvero fino alla fine, perché è troppo facile sostenere, idolatrare i beniamini nel momento in cui le cose vanno bene, è un po' più difficile magari nei momenti di difficoltà, questo vale per tutti, per il sottoscritto, ma per chiunque. Però non fate il loro gioco, perché molto spesso i media hanno dimostrato di mettere la Juventus in mezzo a qualsiasi situazione un po' come il prezzemolo. Molto spesso magari per gettar fango, se volete, sempre sul mio blog potete andare a ritrovare alcuni articoli scritti, uno dei quali Juventus, il brand che fa impazzire il mondo, che ha avuto un successone, e ne vado anche onestamente orgoglioso, perché fa capire come quello che ha costruito la Juventus in questa decade abbia dato parecchio fastidio. E allora non facciamo il gioco di chi tende a sminuire l'importanza di una società, la crescita di un brand, la crescita di una società che, ripeto, come ho scritto anche nel pezzo uscito quest'oggi, ha certamente commesso degli errori. Però quando poi vi sento, vi leggo esprimervi in una certa maniera nei confronti di Matthijs de Ligt, capisco che state veramente abboccando
all'amo e state veramente facendo il gioco di chi vuole distruggere, tra virgolette, la Juventus. Perché Matthijs de Ligt, che pure può, ammesso, può aver pronunciato certe parole, resta comunque il difensore più forte che la Juventus ha in rosa, resta una colonna portante di questa spina dorsale che, da cui la Juventus non può prescindere per ripartire. E in un mercato come quello che ci vedrà protagonisti, a giorni sono attese la chiusura di due operazioni, una quella di Paul Pogba in senso positivo, l'altra quella di Di Maria. Attendiamo la risposta di Maria, se avrà accettato il compromesso della Juventus, se la Juventus sarà ulteriormente ascesa al compromesso con Di Maria, che pur di averlo in rosa è disposta a elargire la stessa cifra richiesta dal giocatore per un solo anno. Vedremo. Credo che nel breve, entro metà di questa settimana, su Di Maria potremo avere le idee più chiare. E una Juventus comunque che dovrà lavorare alacremente per puntellare una rosa che perderà Bernardeschi, che ha perso Dybala, che sostanzialmente vedrà partire qualche giocatore non più rientrante nei programmi e che ambisce ovviamente a ricostruirsi una propria avventura altrove. Parlo ad esempio di Arthur, parlo ad esempio di Rabiot, per il quale la mamma ha ricevuto mandato di trattare con club che possano portare, e non è escluso che lo facciano, un'offerta che la Juventus ovviamente valuterà, perché garantirebbe l'alleggerimento del monte ingaggi, garantirebbe una plusvalenza importante. Ma attenzione, perché poi ci sono le situazioni da vagliare, anche quelle di Alexandro, che, come vado dicendovi ormai da diverso tempo, dubito fortemente potrà lasciare la Juventus, nonostante la Juventus farebbe carte false per liberarsi di Alexandro in quest'ultimo anno di contratto. Ma c'è il mondiale, c'è un ingaggio da 6 milioni e mezzo di euro netti a stagione, per un'ultima stagione, che nessuno si azzarderebbe a riconoscere al brasiliano, e non credo che il brasiliano abbia voglia di andare a ridiscutere un contratto quando il prossimo anno potrà farlo liberamente a parametro zero, scegliersi comodamente un'offerta a lui quella più consona. E quindi molto probabilmente sarà Pellegrini a lasciare la truppa bianconera, l'ha lasciata, e a lui il più grosso in bocca al lupo per l'avventura a Los Angeles è Giorgio Chiellini. Insomma, una Juventus che deve lavorare alacremente per puntellare la rosa, rinforzarla e per presentarsi ai nastri di partenza competitiva come non mai, perché sarà l'anno del centenario della proprietà Agnelli, e la Juventus ha dato input a Massimiliano Allegri, che pretende, lo sottolineo, pretende il ritorno al successo in campionato, ovviamente oltre a migliorarsi in Europa, che da 3 anni vede la Juventus uscire agli ottavi di finale e quindi dalle 8 più forti squadre d'Europa. Quindi mi riesce difficile, che nonostante le parole di De Ligt, pensare ad una Juventus che in questa sessione di mercato, con la clausola a 125 milioni di euro, anche con un'offerta molto importante, possa pensare di privarsi del proprio biondo olandese. A quanto ne so io, la trattativa è già in corso da diverso tempo per il prolungamento del contratto con abbassamento della clausola, per un'estensione che vada fino al 2026. Ora, è vero che lui ha rilasciato certe dichiarazioni, bisogna, ripeto, contestualizzarle e capire se la traduzione è effettivamente corrispondente al vero, perché molto spesso ciò che vi viene riportato e che voi non andate a verificare vi trasporta in una situazione non corrispondente al vero. E quindi, occhio, perché è, credo, legittimo che De Ligt non sia contento dei 2 quarti posti, che ambisca ad una situazione migliore, che ambisca anche ad una Juventus più forte e più competitiva. Legittimo. Qui è emersa la vostra, così, un po' rancorosità nei confronti di un giocatore che è stato pagato fior fior di quattrini, che percepisce un ingaggio da 8 più 4 di bonus a stagione, e che quindi è un giocatore importante, che sicuramente deve crescere ancora, ma che, voi dimenticate, nel corso di quest'annata è sicuramente stato uno dei migliori della rosa, che soltanto nella fase finale ha avuto un momento di flessione fisiologico al quale gli va concessa, e che certamente ha commesso degli errori. Però questi errori molto spesso nella vostra testa, nella vostra mente, rimangono prioritari rispetto a tutta la prima parte di stagione che De Ligt ha condotto in maniera magistrale. Non dimenticatevi che se non ci fosse stato lui, tanti dei clean sheet o tante delle partite vinte di corto muso, probabilmente la Juventus nella scalata al quarto posto che fece da novembre sino al mese di marzo probabilmente non sarebbe riuscita. Quindi equilibrio, non fate il gioco di chi getta fango sulla Juventus o sui giocatori della Juventus per creare situazioni destabilizzanti. Detto questo, a Matthijs de Ligt
ovviamente il consiglio è quello di continuare ad essere leader silenzioso, dichiarazioni misurate, perché è anche vero che in dirigenza oggi c'è un management che non gradisce certe esternazioni, che non la prende sicuramente bene, qualora il significato delle stesse fosse realmente una sorta di sfida nei confronti della società. Io spero e mi auspico che invece sia un voler far capire alla Juventus che lui è disposto a rinnovare, ma vuole e pretende, giustamente, come lo pretendiamo noi, come lo pretendete voi, una Juventus più competitiva. Quindi alzare l'asticella per migliorarsi, per tornare a vincere innanzitutto in campionato e migliorarci sicuramente in Europa. Sul fronte difensori sta uscendo, o meglio, ho letto più volte il nome di Gvardiol dell'Ipsia, centrale mancino, centrosinistra, che sarebbe sicuramente una figura per ciò che va cercando la Juventus. A chi me lo chiede, giocatore classe 2002, contratto in scadenza nel 2026, valutazione alle stelle. Dubito fortemente che possa essere lui l'identikit del centrale di sinistra che la Juventus vada cercando, nonostante trattasi di un giocatore sicuramente di ottimo, ottimo livello. Lasciatemi i vostri commenti, ragazzi. Ci sentiamo presto. Iscrivetevi al canale YouTube, mi raccomando. Azionate la campanella delle notifiche, mettete like al video. Ciao!